Il tuo progetto di scienze, per favore. È una macchina del moto perpetuo, professor Crazy Hair. E forse un giorno questo semplice strumento sarà in grado di fornire energia pulita a tutti gli abitanti della Terra. Eccellente, meriti sicuramente un 10. Sì, direi che non c'è male. Ora dia un'occhiata al mio progetto, professore. Ta-da! Strano entusiasmo. È un banalissimo blocco di creta. Oh, solamente per un occhio inesperto. A dire il vero, prof, si tratta di un dito di riserva. Insomma, serve per contare fino a 11 e 1 e 2 e 4. Oh, mi scusi, volevo dire 3. Molto bene, ti do un bel 4. Oh, fantastico, la ringrazio, professore. Yahoo! E questo che sarebbe, Lemony? A prima vista sembra un asciugacapelli. A dire il vero, questo è uno scompigliacapelli. Ammiro talmente la sua capigliatura che ho pensato di vivacizzare i capelli noiosi. Sai che ti dico? Quest'idea è talmente folle da essere geniale! La ringrazio, signore, anche se buona parte del merito in realtà va a lei e ai suoi capelli per avermi fornito l'ispirazione. E sei anche sincera! Meriti un 10 e lode! Io dico che il mio progetto era valido almeno quanto quello di Lemony. Se avessi adulato il Crazy Hair, forse avrei un 10 e lode anch'io. Ma yakiti yak, cocco degli segni! Io mi sono qua dentro con le mie capacità. Oro! Le caramelle sembrano più dolci quando ti sei guadagnati i soldi facendo dei lavoretti. Allora domani saranno ancora più deliziose, perché ho intenzione di aumentare i prezzi. Oh, cosa? Appena manciata di poltiglia colorata. Grazie, molto gentile, Mr. Highpants. A proposito, le ho già detto che i pantaloni le stanno particolarmente bene oggi. Oh, sul serio? Oh, grazie, sei sempre carino, me. Non ti servono soldi qui, saggio ragazzo. Ecco, prendine qualcun altro, offro io. Cavoli, com'è brava le magliaia ungulate dell'intera zona di Onion Falls. Oh, e tu sei davvero un ragazzino adorabile, Kio. Ah, anzi, voglio che lo prenda tu questo maglione. Ma, nonna, lo stavi facendo per me. Me, non riesci a pensare ad altro che a te stesso. Ma scusa, nonna, come puoi dire? Tu rilassati, Yakiti, sto solo facendo un esperimento per il mio progetto di scienze, e cioè gli effetti dell'adulazione sulla psiche umana. Oh, a proposito, vedo che oggi hai delle belle narici pulite invece che incrostate come al solito. Oh, ti ringrazio, Kio, cavoli, è davvero carino da parte tua. Ehi! Vi spiace se vengo a scuola con voi? No, figurati, ma dove è finito, Kio? Oh, vuoi dire il signor le coi piedi a tutti? Io ammiro molto la sua onestà. E non lo dico solo perché ha applaudito dopo avermi visto giocare a 1-2-3 stella. E ha detto che i led del mio pannello di controllo hanno una bella sfumatura di rosso. Ci siete cascati anche voi, beh? Non vedrete mai Yakiti intortare qualcuno raccontandogli una montagna di panzani. Jackie Pocket, ormai in città! Oh, Mr. Trilobite, se c'è una cosa che ho sempre ammirato in un uomo è il suo gusto squisito nella scelta delle scarpe. Ecco fatto. Grazie, Yak, ma io non ho mai portato le scarpe. E ora manda le ciance e dimmi cosa vai cercando! Perbacco, signore, secondo lei io sto tessendo le lodi dei piedi del miglior agente promotore contabile creativo solamente per avere un biglietto per lo spettacolo di Jackie Pachyderm? Assaggi il formaggio, gliel'ho tagliato io.
devi desiderare questo biglietto con tutte le tue forze. Jackie Pachyderm è il più favoloso tra i comici, il mio idolo, il mio modello. Oh, ovviamente dopo di lei, signore. Voglio aggredire un mazzo misto primaverile. Mi arrendo, mi hai preso per la gola. Jackie tesoro, come sta il mio comico cantante filantropo preferito? Siete un pubblico fantastico, signore e signori. Difatti mi sbilancerò al punto da dire che il pubblico di Onion Falls è senza alcun dubbio il migliore al mondo. Peccato che il nome della città ricordi qualcosa che si mette nel... Ehi, stavo scherzando, amici, io adoro questa città. Buona notte! Sei il migliore! Ci ha praticamente lasciati tutti senza parole. Complimenti! Ehi, piccolo, che applausi entusiasti! Fai più vento tu dell'aria condizionata! Oh, questa sì che è buona, signore! Fai più vento tu dell'aria condizionata battendo le mani! Oh, signore, lei è veramente un genio comico! Perché il ragazzino ride a prima pelle e voi no? È troppo tardi! Tu, Gilly, sei licenziato! Ragazzo, che ne diresti di entrare a far parte del giro di Jack? No, non era una battuta. Vedi, mi piace come funziona il tuo cervello. Oh, Jackie Pachyderm, se davvero potessi aiutarla a intrattenere il mondo apprezzando tutto quello che dice e che fa, sarebbe un onore. Che dico? Un privilegio? E voi potreste imparare qualcosa dalla sincerità di questo ragazzo. Un cheeseburger dietetico ben cotto. Un cheeseburger! Effetti dell'adulazione sulla psiche umana. È un'ipotesi molto intrigante. A proposito, signore, bello il suo camice nuovo. Tutti i ragazzi cominceranno a chiamarla scienziato di tendenza. Tu sei un ragazzo molto intelligente, 10 lode. Non vuole leggerla? E perché mai? Chiunque abbia tanto spirito di osservazione ovviamente merita il voto più alto. Io indovino un po', sono entrato nel giro di Jackie Pachyderm. Wow, Yakiti, come ci sei riuscito? È semplice, mi sono solamente chiesto che farebbe Kyo al mio posto e la falsa adulazione mi è venuta spontanea. Yakiti, lo sai che quello era soltanto un esperimento e ora sono arrivato a una conclusione. Non soddisfa sapere che ti danno un riconoscimento solo perché sei il cocco dell'insegnante. Sì, certo, capisco. Fortunatamente io non ho questi problemi, visto che sono il cocco di un comico. Devo schizzare, a presto, baby. Allora, io e Jackie eravamo andati al nuovo campo da golf ed eccolo che parte con lo swing e fa spang e colpisce un cacciatore di autografi dritto sulla capoccia. E poi sentite un po', quel tizio dice aio e Jackie gli risponde ammazza che botta. Cosa c'è di divertente nel far male a qualcuno? Io proprio non lo capisco. Beh, vedi, l'aveva colpito con una mazza da golf, l'hai capita ora? Sì, e continua a non trovarla divertente. Beh, il mio giro invece trova che sia una battuta divertente. Non è vero, ragazzi? Non capisci che fingono di trovarla divertente solo perché vogliono qualcosa da te? No, non è vero. Non c'entra con il fatto che Yakiti ci faccia sedere in prima fila allo spettacolo di stasera. Ce li hai già presi, vero? Sì, sono una biglietteria ambulante. Oh, e tu insinuavi che stessero fingendo, ma ti voglio bene, amico. Sarai il mio ospite speciale allo spettacolo di stasera. Cavoli, Yakiti. Non so se saprò fingere che Jackie mi diverta. Oh, ma per quello non ci vuole niente. Qualsiasi cosa dica, tu pensa a un'anatra con un cappello buffo in testa. Aspetta di conoscere il vecchio Jack, allora capirai perché gli spettatori di tutto il mondo hanno imparato ad apprezzare questo gigante dell'intrattenimento. Yakiti, era scritto sul cartellone fuori dal teatro. Beh, allora deve essere vero. Allora, entri o stai preparando una gag che inizia con toc toc e là? Badabing, che ti avevo detto, è davvero irresistibile. Jackie, voglio presentarti un mio caro amico. Amico? Sembra più qualcosa che si mette nella Macedonia.
È nella Macedonia. Ehi, Yak, mi piace il tuo amico. Sembra davvero dolce. Jackie, lui non ama che si scherzi sul suo aspetto da ananas. Ti chiedo scusa, nessun rancore, vero Kyo? Su, coraggio, mettiti comodo. Ragazzi, appuntategli un ombrellino e mettetelo nel cofano. Ehi, non è affatto divertente, è soltanto crudele. Non è divertente. Stai dicendo che non sono divertente? Non sempre lo sei, no. Ragazzo, tu sei la prima persona del giro che in tanti anni sia stata onesta con me. Nessuno vuole un lecchino sincero, quindi sei licenziato. Ottima idea, Jackie, assolutamente. Era solo un fannullone. Dite a Gilly che può tornare nel giro di Jack. Oh, giro di Jack, fa quasi rima. Bella questa, Jackie, oh sì. Grazie per aver preso le mie difese. Ehi, sei il mio migliore amico. E poi, cominciavo a essere un po' stanco di quegli adulatori del giro di Jackie. Mi piace di più far parte del trio di Kyo. È veramente carino da parte tua, Yakiti, ma siamo soltanto in due. Oh, già, che stupido. Trio significa in quattro, giusto? Ehi, questa sì che è buona, Yakiti. Lo sai che sei persino più divertente di Jackie Pachyderm? Stai parlando seriamente? Potrei mai prenderti in giro? Io scelgo il blocco per la mia squadra. La logica mi suggerisce di scegliere Lemony per contrastare il suo giocatore. Yeah! Bene, mi serve un altro giocatore e poi siamo pari. Scelta difficile. Prendo il cane. Vieni qui, bello. Ci avresti creduto. Ha scelto un cane invece di uno di noi. Beh, sai, Chomper non se la cava male quando gioca in difesa, specialmente da quando si è preso la rabbia. Io non ho fatto punti, tocca a te. Yakiti, non sappiamo giocare nemmeno con le biglie. Ci sarà qualche sport in cui siamo bravi? Ormai li abbiamo provati tutti. Tempo scaduto. Ragazzi, togliete tutte le attrezzature sportive dal prato davanti a casa, inclusi i miei calzoncini da ginnastica rossi. Su col morale, Kyo. Ricordati che se non entreremo in una squadra non potremo mai perdere. Yakiti, come va? Tutto bene? Sta tranquillo, direi che va a gonfie vele. Ma hai visto che cos'è successo? Hai una commozione cerebrale? Probabilmente ho anche quella, ma soprattutto ho appena inventato un nuovo gioco, amico. Finalmente siamo sulla strada giusta. Se inventassimo un gioco tutto nostro, potremmo fare anche le regole come vogliamo noi. Il che significa che potremo sempre vincere! Capito! Bel pluzzing, amico! Grazie! Il rovescio alla Skewfington lo trovo particolarmente efficace quando si tenta una fecacta tripla. Che state facendo, ragazzi? Oh, stiamo giocando al più forte, al più fantastico, nonché più fico gioco inventato nel XXI secolo. Oh, e come hai detto che si chiama? Yakio! Giusto, Yakio! Eccellente sfarfallata, 5 punti. Eccellente sfarfallata? È difficile spiegare la terminologia di Yakio a un principiante. O Diggletooth. Va bene, ma come si gioca? Non vi sembra ovvio, ragazze? Oh, una doppia rivoltata interrotta. Bella mossa. O forse dovrei dire Chuckermate. Ho eseguito una ricerca completa nel mio database e non ho trovato alcuna logica in questo sport per ora. Però voglio giocare. Ehi voi, questo gioco è stupido. Già, scommettiamo che noi due vi stracciamo? Sfida accettata, ma se poi vinciamo noi dovrete fare le mascotte di Yakio, va bene ragazzi? Come se voi due pagliacci poteste battere noi, affare fatto Kyo.
E va bene, ma in lingua yakio noi due non siamo dei pagliacci, siamo bandaffers. Abbiamo vinto! Loro chiamano noi bandaffers. Ma che fai blaterando, scusa? Abbiamo fatto entrare quell'affare nel quadrato, era questo lo scopo, giusto? Tipico errore da Dingeltuzio. Vale solo se lo si fa saltellando e tenendosi per mano. Giusto, e quindi sono 16 Klugelman, cioè punti per noi. Questo gioco fa schifo. Fallo da rampone, cartellino giallo. Ti costerà un altro Flugelman. Flugelman? Credevo si chiamassero Klugelman. Tempo scaduto, fine partita. Oh, bel match, amico. Dimenticate il calcio, dimenticate il basket e il baseball. Lasciate perdere le gare di matematica a corpo libero. Il più grande fenomeno sportivo che dilaga Onion Falls è Yakio. Ma nessuno conosce questo sport dinamico, innovativo e definito da regole complesse meglio dei suoi creatori Kyo e Yakety Yak. Wow! Yakety esegue un volo da manuale atterrando sui denti e Kyo inventa una nuova regola per spiegare la manovra. Che squadra! Forza! Forza! Siete i migliori! È ora di eseguire una nuova danza della vittoria! Mi spiace molto, Yakety. Mi sono fratturato la caviglia. Non posso giocare. Ma la finale del campionato è domani! Aspetta, forse ci sono. Inventeremo una nuova regola che ti consenta di giocare. No, ti sbagli. Temo che domani toccherà a te portare avanti l'orgogliosa tradizione del Yakio. Hai ragione, amico. Trarrò il massimo dalle occasioni. Inventerò regole che nemmeno io riuscirò a capire. E là, nel campo, non farò che pensare a te, qui nel tuo letto, in agonia, che sussurri con il tuo ultimo respiro. Vai, Yakiti, puoi farcela, amico, anche se sei solo. Non avrebbe più senso trovare uno che mi sostituisca? Anche questa è una soluzione. Ma dove posso trovare qualcuno che riesca a inventarsi nuove e sempre più oscure regole per spiegare il mio comportamento bizzarro e scoordinato? Bene, avrete probabilmente sentito che Kyo non potrà giocare domani. Quindi devo scegliere un sostituto in grado di pensare in fretta. In fretta? Due ottime domande. Prima però di cominciare a rispondere mi raccoglierò in preghiera, sperando che si presenti qualcun altro. Scusa, sono in ritardo per le prove delle mascotte. Come vedi, mi sono tagliato la lingua con la carta. Ehi, questa è davvero una pessima scusa. Sai, potresti avere il tipo di logica dissennata che serve per giocare nel campionato di Yakio. Benvenuti al primo appuntamento del Grand Prix di Yakio! Diamo il benvenuto alla squadra di Griswold Junction, capitanata da uno studente di seconda elementare che ha compiuto 14 anni e da un suo compagno di squadra che ha gli arresti domiciliari sin dall'asilo. Questi ragazzi sanno come infrangere le regole. Per la squadra di Onion Falls, grande spirito di iniziativa oltre che originali e incredibili capacità motorie. Yakety Yak! E il suo compagno di squadra, una mascotte mancata, Rondo Junior. Dovrai insegnarmi le regole, lo sai, vero, Yakety? Rondo, quante altre volte dovrò dirtelo? Non ci sono delle regole! Fantastico, hai fatto pestatappo, amico! Scusa, che cos'è un pestatappo? Sono 6 punti, sfigato! Wow, questi tizi sono forti! Stai attento! Oh, su, andiamo! Coraggio, Rondo! Rondo, devi darmi una mano! Ops, così non va bene, eh? Andrà benissimo se dici qualcosa. Inventati una regola. Testa imprigionata. Fregato, amico, sono 8 punti per noi. Avanti, Rondo, aiutami a venirne fuori. Mostra un po' di immaginazione. Ed ecco, signori, il tradizionale trombone a scoppio che segnala la fine del primo tempo. Il punteggio finora è Griswold Junction 740, Onion Falls 0. Non posso guardare. Perché non mi sono fratturato un occhio?
Pronto? Non ti sei inventato neanche una regola. Come può essere così difficile praticare uno sport che non ha assolutamente senso? Sarebbe più facile se non si dovesse cadere continuamente. In ogni gioco che conosco, cadere non è una bella cosa. Hai molto da imparare su Yakio, Dan Buffer. Dan Buffer? Credevo che fosse Van Duffer. L'ho appena cambiato. No, non vale. E chi lo dice Van Duffer? Ma tu hai appena detto Dan Buffer. Non riesci proprio a capire, vero? Ragazzi, smettetela di litigare. Avete per caso dimenticato la regola numero uno di Yakio? La confusione? Sì, certo, ma c'è molto più di quello. Si basa sul lavoro di squadra. I due giocatori devono essere confusi. Ma tutti e due insieme. Proprio così, insieme. Sì! D'accordo, Rondo. Siamo sotto di 740 punti. Perciò dobbiamo inventare la prima regola del secondo tempo. Rondo, forza! Per me sarebbe molto più facile se questo gioco fosse simile alle biglie. Bravo, ce l'hai fatta! Finalmente ti è venuta un'idea. Per un Flander Buffer, Yakiti? Sono prontissimo, socio. Doppio impatto volante, quindi a questo punto siamo pari. Ha l'impressione che voi stiate imbrogliando. Non lo fareste se il gioco avesse delle regole. Già, e non è affatto giusto, amico. Controlliamo che la matita sia appuntita. Perfetto, ci siamo. Se le mie dubbie abilità matematiche non mi hanno abbandonato, direi che 740 è un tantino di più di 74. Il tempo è scaduto! Abbiamo vinto! Dici davvero? Allora, urla! Oggi siete riusciti a dileggiare lo sport e l'educazione. Sono molto fiero di voi, ragazzi. Significa molto per me. E significherebbe ancora di più se sapessi che cosa vuol dire dileggiare. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Come butta? Ci si vede in giro, ragazzi.